Bentornati a Video Top e lo facciamo con il teatro. Quanto ci piace il teatro, ma soprattutto il nostro argomento forte è il musical. E allora ufficialmente riparte la stagione con Dirty Dancing. Attenzione, segnatevi queste date, poi non è nemmeno troppo ristretta. 9 ottobre, 28 dicembre. Perché vi dico questo? Perché al Teatro Nuovo di Milano è l'unico per il momento sito adeguato per vedere Dirty Dancing, e quindi non è uno spettacolo itinerante, poi magari lo diventerà con l'anno nuovo, però per ora naturalmente solo al Teatro Nuovo dal 9 ottobre al 28 dicembre. Dirty Dancing, per noi ha realizzato il servizio Paolo Vitale di Central Park. Sono Sara Santostasi e per Dirty Dancing sono Baby Frances Hausmann, e nonché la protagonista dello spettacolo. Ancora mi fa strano dirlo. Beh, interpretare comunque un ruolo conosciuto un po' da tutti è sempre una grande responsabilità. Io spero di dare alla mia Baby la mia parte, quindi ciò che c'è di Sara, e spero di non deludere il pubblico e di renderlo orgoglioso di questa Baby. Sarei stato io, Johnny Castle, è stata una grande emozione, lo volevo tanto, ho lottato fino in fondo per avere questa parte. I miei provini sono partiti dall'inizio, dall'open call, quindi in mezzo a tutti quanti, e riuscire ad arrivare fino alla fine credendoci così tanto e vincendo questo di nuovo, un'audizione così importante, è stato un trionfo. È stato un po' come la conferma che se tu credi in un sogno, lo proteggi, lo porti avanti, allora ce la puoi fare davvero. Allora, il passaggio dalla febbre del sabato sera a Dirty Dancing, com'è stato? Beh, è stato un passaggio bello, entusiasmante, difficile. Ricordo la fine della febbre con grande emozione e anche e soprattutto tutto il periodo successivo in cui, diciamo, ho avuto più difficoltà nel lavorare. E quindi con gioia ritorno qui. È un grande onore perché ancora mi ritrovo a interpretare quello che è un cult, che è diventato un cult, che è un'interpretazione magnifica. Quella di Patrick Swayze, che è passata alle stelle, è leggendaria. Now I'm in the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life. Allora, qual è più complesso tra Tony Manero e Johnny Castle? Allora, credo Tony Manero da un punto di vista tecnico, nel senso che lì sicuramente c'era da sorreggere tutto lo spettacolo perché la storia era tutta incentrata su di lui, esclusivamente praticamente. E poi ci era richiesto anche il canto, oltre alla danza e alla recitazione, mentre qui ci sono solo la recitazione e la danza. La cosa difficile di questo personaggio è che l'interpretazione di Patrick Swayze è passata alla storia, è veramente un grandissimo sex symbol, e credo che gran parte del successo di questo film sia dovuto anche alla sua interpretazione, per cui questa è la grossa difficoltà. Io cercherò di far di tutto per onorarlo al massimo. Devo dire che lo spettacolo rispetto al film avrà sicuramente un apporto maggiore a livello di tecnico di danza, perché tutti noi ballerini balliamo veramente tanto, non solo Johnny, Penny e Baby. Però diciamo che i momenti salienti ci sono tutti, quelli che ti fanno emozionare, quando parte Hungry Eyes, quando parte Time of My Life, il momento quando loro provano le prese.
ci sono tutti veramente, per cui vuole essere molto fedele al film, il più possibile chiaramente, non è sempre possibile perché cinematograficamente è una cosa, teatralmente è un'altra, però questo è, insomma. Ciao a tutti gli spettatori di Videotop, sono Gabrio Gentilini e vi aspetto dal 9 ottobre qui al Teatro Nazionale di Milano con Dirty Dancing. Beh, io vi aspetto qui al Teatro Nazionale dal 9 ottobre fino al 28 dicembre, mi raccomando venite numero 3 perché insomma siamo qui per voi, vi aspettiamo.